Massimo Barbolini, alla vigilia di Italia-Brasile, che partita ti aspetti? Sicuramente è una partita difficile, giochiamo contro una delle squadre migliori al mondo e è sicuramente una bella prova per noi, perché in questo VNL penso che stiamo crescendo, stiamo migliorando, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, tenendo fermo quello che è il nostro obiettivo, che è raggiungere il più presto possibile la qualificazione per Parigi. Adesso arriva questa partita importante contro una squadra di altissimo livello che ci farà capire anche appunto a che punto siamo di questa nostra crescita. Nella preparazione della partita, analisi video, che cosa chiederete alle ragazze, soprattutto di fare attenzione? Ma di fare attenzione soprattutto a quello che stiamo lavorando di nostra, guardare bene la nostra parte, tenendo conto ovviamente anche quelle che sono le caratteristiche dell'avversario, che sono caratteristiche di un avversario che non ha solo una o due soluzioni, ma più soluzioni, per cui dovremmo essere bravi ad adattarci il nostro gioco a quelle che sono le loro grandissime capacità. Pensando Italia-Brasile, anche alla tua prima esperienza sulla panchina azzurra, che cosa ti viene in mente? Tante sfide importanti. Sì, tante sfide importanti, tante sfide stimolanti, tante sfide che ti insegnano, perché giochi con una squadra che sa giocare bene a pallavolo, per cui penso che siano quelle partite che tutti allenatori, giocatrici, tifosi vogliono giocare e noi abbiamo la fortuna domani di giocarcela in una competizione così importante come questa VNL. A livello personale, come stai vivendo questo doppio ritorno a lavorare con Giulio e in azzurro soprattutto? Ma con molto entusiasmo, con molta positività, penso che si stia lavorando bene, si stia creando un bel gruppo anche a livello di allenatori, non solo, e come allenatori intendo non solo quegli allenatori tecnici, ma tutti, e per cui penso che con molto entusiasmo, ripeto, sono molto contento di quella che è stata la mia scelta e speriamo appunto di dare tutti il contributo migliore possibile per passo dopo passo arrivare a Parigi a giocarci qualcosa di importante.